Ciao Emil, abbiamo sentito quello che ha detto il mister, abbiamo sentito quello che ha detto il capitano. Tu come hai vissuto questi 4 giorni un po' difficili di Torino? No, sicuramente abbiamo fatto 2 partite sbagliate, sai, e sappiamo. Luca ha chiesto scusa a tutti i tifosi. Però in questi giorni noi abbiamo lavorato solo per fare un po' una partita contro Atalanta e per me andiamo, sai, domenica solo per vincere. Questo è il nostro obiettivo adesso. Siete comunque soddisfatti del girone d'andata che si è concluso come posizione, come punti, come prestazioni? Per noi dall'inizio l'obiettivo era sempre salvezza, allora 21 punti e se facciamo uguale il girone di ritorno siamo salvi, sai. Sicuramente potevamo fare un po' meglio, però noi siamo lì, secondo me. Pensi che per questa squadra ci siano state troppe critiche, ci siano state troppe aspettative, oppure sentite aver sbagliato qualcosa e magari siete d'accordo con chi vi critica? Critiche prendiamo sempre, sai, è normale. Perché voi forse c'è sempre quel paragone lì dalla squadra l'anno scorso, che l'anno scorso abbiamo fatto per me un campionato straordinario. Per quello secondo me prendiamo queste critiche, però è sicuro che abbiamo sbagliato qualche partita, quello è normale. Però il nostro obiettivo, quello che ho detto prima, è salvezza e lavoriamo tutti i giorni per prendere questo obiettivo. Lo vedi diverso quest'anno il mister, come ha detto qualcuno, o è sempre il solito Andrea Mandorlini? Diverso? Sì, lo vedi diverso, non so, come umore, come morale, o è sempre lui, è sempre lui. No, lui è sempre lui. Per me è sempre stato fondamentale e lui è, per me è sempre lui. Bravo, io non devo dire neanche niente per lui perché per me è stato veramente fondamentale per me la mia carriera. C'è Michel, Alberto. Oddio. Allora, hai detto prima, arriva l'Atalanta, la sentite come veramente uno scontro diretto per non retrocedere? Sapete l'importanza della partita come contro il Parma o pensi che magari queste due squadre abbiano qualcosa in più per navigare comunque in acque un po' più tranquille? Per noi sicuramente è un finale perché contro l'Atalanta, contro il Parma, queste squadre possiamo, sai, non è, per me questi sono il nostro campionato, sai, contro queste squadre dobbiamo vincere. Noi sentiamo questa partita molto importante e la squadra, dopo queste 2 partite a Torino, sai, vuole tornare a fare punti. Ecco, mister. C'è arrivato anche il mister. Tu come stai invece fisicamente? Ti senti pronto? Stai bene? Io sto bene, sai, anche io ho sbagliato contro Torino in Coppa e mi stai mettendo in panchina e va in piena ragione. Spero che posso, spero di fare titolare domenica e io questa settimana ho lavorato per far vedere a mister che sono pronto. Che cosa non è funzionato in queste 2 partite? Al di là della forza della Juve, Emi, perché è evidente che insomma, giocare contro la Juventus e giocare contro, come ha detto il mister, una montagna insormontabile e superabile. Però che cosa non ha funzionato? Perché ecco, è sembrato che Verona si sia reso un po' troppo facilmente. Per me mancava la grinta, mancava forse sì, di essere aggressivi, sai, quello contro questa squadra è quello che noi dobbiamo fare, sai, che loro hanno più cuore di noi, però almeno noi dobbiamo mettere grinta e essere più aggressivi. Per me in queste partite mancava questo, non so se avevamo questo, se potevamo vincere o pareggiare, però sì, mancava questo. Sei preoccupato un po' per quelle che sono state le ultime partite, in generale per la questione di salvezza? Siete sempre stati molto tranquilli l'anno scorso, all'inizio siete partiti molto bene. C'è un po' di preoccupazione adesso, sinceramente. Della squadra no, perché anche per me no, perché io ho visto momenti peggio,
in questi 5 anni mia a Verona. Io sinceramente non sono, non ho paura, sai, secondo me, noi abbiamo parlato, sai, noi giocatori, che dobbiamo tornare a fare punti dopo queste 2 partite e domenica contro l'Atalanta vogliamo veramente far vedere che noi siamo di nuovo, sai, pronti per vincere, per fare risultati. Ti posso chiedere cosa è cambiato dalla prima parte di stagione in cui avevi dimostrato, anche nelle serate, non nelle partite non eccezionali, di venirne a capo, tipo col Genoa, col Palermo, col Cagliari, trovavi sempre la strada per arrivare a fare la prestazione anche in serate, non in partita non diciamo in cui ti esprimevi al meglio. Cos'è cambiato nella seconda, al di là degli infortuni? Solo quello oppure qualcosa ti senti che sia cambiato? Non lo so, sai, è una domanda difficile, non ho veramente risposta a cosa è cambiato. Per me non è cambiato niente, in calcio si vince e poi si perde, è così. Non è cambiato niente, solo che adesso dobbiamo tornare a vincere, dobbiamo fare punti, dobbiamo fare 19 punti prima possibile per raggiungere il nostro obiettivo. Alberto. Emili, vorrei tornare un attimo sulla partita di Coppa di giovedì scorso, facendo paragone soprattutto alle prestazioni di Empoli e Udinese rispettivamente con Roma e Udinese. Insomma, la squadra di Sarri e di Stramaccioni rispetto a voi hanno messo in campo molto di più, non solo dal punto di vista fisico, ma soprattutto dal punto di vista mentale. Quindi la mia domanda è, la vostra condizione fisica può essere dovuta anche a un blocco mentale che avete? Cioè, girano meno le gambe perché dentro di voi c'è qualcosa che ancora, insomma, non si è scoperto bene? Questa è anche una domanda difficile, cosa deve rispondere? Contro Juve abbiamo sbagliato proprio la partita, noi giocatori, dico che dovevamo essere più aggressivi, sai, non lo so, fare un'entrata in più, qualcosa, però... Ma è proprio questo che i tifosi contestano, perché dicono c'è modo e modo di perdere. Sì, bravo, però abbiamo già detto che abbiamo sbagliato la partita e non c'è, per me non c'è altro da dire, solo che prossima volta quando giochiamo contro Juve, all'ultima partita, facciamo qualche entrata in più a qualche giocatore. Ecco, tifosi, cosa ti senti di dire vista la partita delicata del Bentegodi di domenica? Un tuo messaggio ai tifosi, cosa ti senti di dire? Per tifosi, che domenica vogliamo far vedere che siamo pronti per vincere, per fare una bella partita.